Buongiorno, sono il dottor De Luca e volevo darvi alcune informazioni in merito alla rinoplastica. Ricevo tante domande, quindi volevo rispondere ad alcune di queste con un video. Che cos'è la rinoplastica ultrasuoni? È una rinoplastica che si effettua con l'utilizzo di uno strumento, il piezoelettrico, che va a sostituire i vecchi strumenti, raspa, martello e scalpello, e è in grado di lavorare sulle strutture ossee e cartilagine del naso con estrema delicatezza e precisione. Questo che cosa significa? Che cosa ci comporta? Che l'intervento avrà una precisione sicuramente superiore rispetto a quelli eseguiti con i vecchi strumenti, e poi avremo una riduzione importantissima di lividi e gonfiore post-operatorio. Altra cosa importante che mi viene chiesta frequentemente è il tipo di anestesia. L'intervento di rinoplastica si può effettuare in anestesia locale con sedazione, quindi con delle punture nella regione del naso, quando non è necessario effettuare un lavoro sulle vie respiratorie. Altrimenti, se è necessario lavorare su setto e turbinati, è necessaria l'anestesia generale. Stesso discorso vale per i tamponi, quelle spugnette che si inseriscono all'interno delle narici. I tamponi li utilizziamo solo se dobbiamo lavorare su setto e turbinati. Quindi, quando non è necessario un intervento di tipo funzionale, noi possiamo evitare di mettere i tamponi. I tamponi comunque in generale vengono rimossi dopo circa 3 giorni e il paziente può tornare a respirare liberamente con le narici. Per quanto riguarda il recupero post-operatorio è abbastanza rapido. Di solito i miei pazienti fanno l'intervento in dei surgery, quindi se fanno anestesia locale con sedazione possono andare a casa il giorno stesso, altrimenti se vogliono possono rimanere una notte, soprattutto se fanno l'anestesia generale. Torneranno in studio per fare dei controlli a distanza di 3, 7 e 10 giorni e inizialmente potranno avere un po' di gonfiore e qualche piccolo lividino nella regione palpebrale. Vi invito a venire in studio per una consulenza per valutare il vostro caso. Vi saluto, alla prossima.